Vale ancora oggi, Carlo? Funziona ancora? Oggi funzionerebbe quattro volte di più dell'ora, secondo me. Comunque, questo pezzo qua fu veramente una scommessa, perché non puoi provare un monologo del genere. Tant'è che c'era il direttore della fotografia, tutta la troupe, mi guardava, mi hanno detto: ma fai una prova? Io ho detto no, mi dovete lasciare in una stanza 10 minuti da solo. Vabbè, sono stato 20 minuti in cui ho riepilogato da solo tutto l'arco dei furti, delle disgrazie che ha avuto questo emigrante dalla Germania per arrivare fino a Matera, non so dove va a votare. Quindi li ho ripilogati e li ho detti a velocità supersonica, però non ho provato nulla, sono andato con l'istinto, è il corpo, la faccia che si muoveva da solo. Io sapevo esattamente quello che dovevo dire in maniera estremamente veloce, quasi incomprensibile per il dialetto, però poi alla fine, quando gliel'ho fatta e c'è stato lo stop, tutti mi hanno fatto un applauso, io c'avevo un fiatone enorme, però ho capito che avevo centrato l'obiettivo e che il personaggio c'era e faceva ridere. Allora il direttore della fotografia mi fa: ma cerchiamo di averne una seconda, fa che c'è un problema, un pelo, una cosa eccetera. Io dico: ma è una fatica immane, vabbè, riproviamola. L'ho riprovata, a metà mi sono fermato e ho detto: no, speriamo che vada bene la prima, perché come la prima non mi verrà mai più, perché è stato improvvisato al momento. Quindi con molta fortuna siamo andati allo sviluppo e stampa, abbiamo visto che fortunatamente era tutto salvo, però questa è stata fatta una volta sola, perché non si poteva fare una seconda volta, diventava scolastico, meccanico e non avrebbe avuto la forza di questa cosa. Senti, Bianco Rosso e Verdone era ovviamente, come la maggior parte dei tuoi film, prendeva proprio da personaggi che tu conoscevi, incontravi nella tua vita reale, ma io credo che Magda Tummatore lo vedi che la cosa è reciproca. Le hai chiuso lo scaldabagno, hai messo il decalcificante, hai chiuso la lavapiatti, hai staccato quel personaggio del Magda Tummatore, lo vedi che la cosa è, quello è rimasto un po' nell'immaginario collettivo, anche perché molte donne ancora oggi mi dicono: signor Verdone, io c'ho un furio dentro casa che non gliela faccio più. Quindi e tutti i furi, quelli che si chiamano furio, che ho incontrato, si sono tremendamente incazzati. Mi hanno detto: lei mi ha rovinato la vita con questo nome. Io ho detto: ma che dovevo fare? Furio mi sembrava il nome più adatto per un marito pedante e logorroico. Quindi, e poi c'è Solalella, il pezzo di Solalella, un applauso a Elena Fabrizi. Sai, Carlo, che oggi, l'ultima grande caratterista oggi, italiana. Oggi è il compleanno, Carlo. Oggi avrebbe compiuto Solalella 103 o 104. Allora un bacio oggi. Solalella, perché è stata veramente un personaggio importante. Insieme a Mario Brega io ho capito che Roma, l'Italia, ma soprattutto Roma, stava cambiando. I quartieri non erano più gli stessi, perché gli abitanti delle zone, quelle rionali di Trastevere, venivano presi e deportati a Tor Bella Monaca, Tor Tre Teste, Corviale. Quindi l'ho voluto fortemente fare questo film con due grandi caratteristi, Mario Brega e Elena Fabrizi, sapendo che stavo filmando forse l'ultima parte di una Roma di quartiere, quella Roma che si parla da finestra a finestra e che purtroppo non c'è più. Quindi l'ho fermata in un sacco bello, l'ho continuata qua e quindi sono felice di averlo fatto. Prendiamo dal bussolotto un altro pezzo di tempo. Vai. Uso, mi è capitata male oggi che si è rotta l'ascensore. Gallo Cetrone. Eccoci nella nostra reggia, allora, grande disimpegno da modificare come meglio crede, questa parete quando giù benissimo, questo era un vecchio cesso, un vecchio bagno, qua la finestra si può chiudere e fare un grande lucernario da sopra.